Benvenuti. In questo breve tutorial vediamo come stampare di fatto la nostra tavola in formato PDF. Questa operazione può essere effettuata in vari modi. Adesso vediamo un modo tutto sommato abbastanza semplice che AutoCAD nelle ultime versioni ci mette a disposizione. Noi abbiamo la nostra tavola già creata, in questo caso nello spazio modello. La squadratura è una squadratura già pronta in formato A1. E il nostro disegno è stato realizzato in modo che un'unità di disegno corrisponda a 1 metro nella realtà e dobbiamo stampare la nostra tavola a scala 1/100. Allora, per poter procedere dal menu AutoCAD, diciamo così, c'è una funzione esporta, esporta PDF. Allora, nella finestra che ci apparirà possiamo impostare una serie di parametri. Allora, possiamo decidere di esportare la nostra tavola in vari modi, o tutta la schermata, diciamo così, o tutta l'estensione del disegno o la finestra. In questo caso noi selezioniamo finestra. Con l'apposito pulsante possiamo cliccare sugli angoli della nostra finestra. Nelle impostazioni di pagina clicchiamo su ignora, modifica impostazione locale. Qui dobbiamo andare a settare una serie di parametri. Vediamo che scegliamo una tavola 1, una dimensione di stampa personalizzata con 10 mm pari all'unità. Scegliamo una tabella degli stili di stampa monocrome e clicchiamo su OK. A questo punto scegliamo la destinazione e il nome del nostro file, quindi il nome del file lo chiameremo tavola. Scegliamo di salvarlo sul desktop e clicchiamo con il pulsante salva. Ecco, a questo punto viene creato da AutoCAD un file PDF che ci apparirà in un'apposita finestra facendo partire appunto l'apposito Adobe Reader. Ecco, e vediamo che abbiamo creato questa nostra tavola. Questo è il risultato finale. La nostra tavola sarà esattamente la tavola che avremmo potuto stampare nel plotter. Se vedete, questa funzione di AutoCAD ci permette anche di avere i livelli o i layer già predisposti ai lati, quindi possiamo benissimo così congelare e scongelare i vari layer come si farebbe, ecco, con AutoCAD. Quindi questa è un'operazione semplicissima che ci può permettere di risparmiare molta carta nel caso in cui dobbiamo fare una prova oppure una consegna rapida. Grazie a tutti per l'attenzione.